L'angolo giusti, il calcio a 360 gradi, a cura di Natale Giusti. Natale Giusti! Sì, allora. Analisi tattica di Genova-Napoli. Questa settimana ovviamente analizziamo il Genova, che è passato, come tutti sapete, alla guida tecnica di Ivan Juric da quella di Davide Ballardini. Al momento il Genova è al 13° posto in classifica con 14 punti e uno score di 16 gol fatti e 24 subiti. Con i 16 gol fatti si tratta praticamente del 10° attacco del campionato, con il capocannoniere che è Piontek ovviamente. Sì. Con i 24 gol subiti, questo è il dato più negativo per questa squadra, si tratta della penultima difesa del campionato alla pari del Frosinone. Ovviamente diciamo incide moltissimo il 5-0 subito a Milano nell'ultima partita contro l'Inter. Peggio del Genova in quanto a gol subiti ha fatto solo il Chievo, che ha incassato 28 reti. Juric ieri in conferenza ha detto che ci vorrà una grande prova dei suoi, e sottolineando anche l'imprevedibilità del Napoli di Ancelotti, che a sua detta non ha punti di riferimento, ha assicurato che la squadra giocherà comunque con due punti, che dovrebbero essere appunto il capocannoniere Pionte e Kwame, l'ex cittadella Kwame. Di conseguenza la formazione che dovrebbe schierare Juric dovrebbe essere appunto improntata al 3-5-2, quindi Radu in porta, linea difensiva a 3, Biraschi, Romero, Criscito, a centrocampo da destra a sinistra dovrebbe essere Pedro Pereira, Romulo, Bessa, Veloso e poi Lazovic sulla sinistra, e Piontek Kwame come riferimenti in attacco. Come al solito andiamo ad analizzare le due fasi, quella di possesso e di non possesso palla. In fase di possesso il Genova si schiera con una sorta di 3-4-1-2, diciamo che l'azione si sviluppa la maggior parte delle volte con un lancio lungo diretto nella zona forte dei rossoblu, che è il lato sinistro, che è composto da giocatori molto bravi tecnicamente come Lazovic, lo stesso Piontek e il centrocampista di zona che può essere nel caso in questione Veloso o anche Romulo, l'ex Juve Romulo. In alternativa al lancio lungo i due centrocampisti si abbassano per ricevere palla e danno possibilità ai due laterali di difesa di spingersi avanti. Molto importante nello schieramento tattico del Genova in fase di possesso è la posizione del centrocampista Bessa, l'ex Verona Bessa, capace di fungere da raccordo appunto smistando palla da una fascia all'altra e inserirsi sui cross degli esterni o restare in appoggio ai due attaccanti. Infatti il gioco del Genova viene praticamente costruito prevalentemente sulle due fasce, avendo sugli esterni uomini capaci di saltare l'avversario e di creare superiorità numerica, appunto come Pedro Pereira a destra e lo stesso Lazovic sulla sinistra. In fase invece di non possesso, la caratteristica fondamentale del Genova è l'intensità e il forte pressing a tutto campo. Il principio adottato è quello della marcatura d'uomo con gli attaccanti centrali che tendono a diciamo disturbare i difensori centrali avversari pronti a impostare il gioco. Quasi certamente Bessa andrà a marcare il play avversario, che nel caso del Napoli dovrebbe essere appunto Hamsik se verrà schierato. In fase di non possesso il Genova si schiera con un 5-4-1 nella sua metà campo, aspettando gli avversari, e questo sarà probabilmente lo scenario che vedremo anche contro il Napoli, con il Napoli che farà la partita e il Genova che si disporrà con questo 5-4-1 con Pedro Pereira e Lazovic a sinistra che si posizionano e scendono, cioè sulla linea dei tre difensori centrali. Bessa diciamo arretra sulla linea dei centrocampisti e quindi rimangono in avanti solo le due punte centrali. In questo modo il Genova rimane molto corto e stretto tra le due linee di difensori di centrocampisti, quindi 5 più 4, creando densità nella parte centrale, pronto poi a ripartire subito una volta conquistata palla. Quindi una gara che non è assolutamente scontata, una gara in cui purtroppo sarà importante ecco andare in vantaggio, perché il Genova è molto abile con Juric in questa fase di non possesso e a chiudere le linee di passaggio della squadra avversaria.